Grazie Presidente, intervengo innanzitutto per stendere un velo pietoso innanzitutto un po' sull'ipocrisia delle opposizioni. È vero quello che è stato detto relativamente ai guasti e ai problemi che si sono rilevati appunto negli edifici ERP e su cui appunto non ci siamo mai sottratti, anzi l'attenzione è sempre stata alta, tant'è che questo è stato l'ennesima commissione, quella dell'altro giorno, come ha ricordato il consigliere Figliomeni, è stata l'ennesima commissione sul tema, sulla quale appunto non ci siamo mai sottratti, anzi abbiamo coerentemente con quanto detto, appunto abbiamo convocato e abbiamo affrontato con gli uffici e vedere le criticità che sono emerse in quest'ultimo anno, in quest'ultimo anno particolarmente. L'ipocrisia dove sta? L'ipocrisia sta nel fatto che si accusa di mancata programmazione, di mancati stanziamenti e via dicendo, e questo in parte è vero. Ma questa mancata programmazione è negli ultimi 20 anni, tant'è che, come ha ricordato il consigliere Bugarini, si aggiusta una cosa e se ne rompe un'altra, si rompe una tubatura e si aggiusta il bruciatore, si aggiusta il bruciatore e si rompe la caldaia, si rompe la caldaia e si rompe un'altra cosa. Questo perché? Perché manca una mancata manutenzione ultradecennale, diciamo, di questi impianti. Io ricordo distintamente che si parlava della sostituzione delle caldaie e l'ultima data di cui si parlava era il 2010 e siamo nel 2020. Questo solo per fugare un po' di ipocrisia rispetto a questa cosa. E sottolineo soprattutto che l'appalto che oggi stiamo gestendo e che abbiamo dovuto prorogare al fine di fare fronte appunto a questa emergenza prevedeva davvero poche risorse per affrontare questo tipo di emergenze. Ad oggi, altresì, nella Commissione è stato sottolineato che abbiamo approntato un nuovo appalto che è per 17 milioni di euro. Noi siamo sicuri che in futuro ce ne saranno molti di meno di queste problematiche, ma sono sicuro che verranno poi vendute come proprie nelle future amministrazioni. Sono sicuro. Però mi preme sottolineare innanzitutto che qua. E soprattutto il nostro metodo è quello degli appalti, è quello di spendere soldi che si hanno a bilancio e soprattutto nell'ottica della programmazione, perché con la programmazione che si fanno appalti e con la programmazione che si approvano solo con l'approvazione dei bilanci in tempo che si può programmare e via via discorrendo. Comunque, polemiche a parte, intervengo per consegnare il voto di astensione a questa proposta e non perché non sia giusta o non sia o non giusta, ma il semplice fatto che come rappresentato nelle commissioni di ieri, sia dall'assessore Meleo che dall'assessore Iorelli, quello che si chiede in questa mozione, che comunque ripeto è gradita, è già stato attuato. Qui si impegna la sindaca e la giunta a fare qualcosa che è già stato fatto e che è stata presentata ieri a un protocollo. Quindi, a fronte, nonostante appunto condivida l'intento della mozione, consegno il voto di astensione all'Aula a nome del Movimento 5 Stelle.